Ciao a tutti, benvenuti e bentornati. Dato che sta per iniziare la scuola, ho pensato di mostrarvi il mio portacolori di Minnie. Io non vado a scuola da un bel po', però io per i miei momenti creativi utilizzo anche il portacolori. Presto vi mostrerò questo insieme a quello di Paperino. Però prima vi volevo mostrare questo, che io poi ho modificato perché, guardate che cicciotto, ho inserito tante altre cose in più. Questo è un classico, questo è, ce l'ho da o 3 o 4 anni, sì, forse 4 anni, però è perfetto, diciamo, perché mi piacciono i portacolori. Quando ero piccola ogni anno c'era il portacolori, magari non compravo altre cose, ma il portacolori doveva essere proprio un rituale. Si andava nella nostra cartoleria preferita e si andava a comprare il portacolori. E a quei tempi non c'erano di questo genere, c'erano normali, colorati, con dei disegni particolari, ma di questi personaggi non mi ricordo di averli acquistati. Quindi, comunque, questo è il classico portacolori con le tre zip, le tre cerniere. Mi piace tanto, questa è l'amica di Minnie nella Fiocchi Boutique, non so se la seguite. Questo è il retro con Paperina, la sua migliore amica proprio nella Fiocchi Boutique. Se vi piace Minnie e comunque seguire qualcosa di lei, vi lascio in descrizione alcuni link di video che ho fatto riguardo la mia collezione di Minnie. Allora, nella prima, vi ripeto, non era completo così, ho inserito io altre cose. C'era, guardate quello che c'è nella mia, ecco, il titolo sarà cosa c'è dentro il mio portacolori. Questo è per i momenti creativi, appunto. Questo lo togliamo. Questo è l'infilaghi, ago con il cotone già inserito, le mie amate fide penne Bic, manca quella nera perché l'ho utilizzata da poco. Questa è la colla, la togliamo un attimo. Poi qui c'è la mia penna carioca, quella che sembra stilografica quando scrive, ma non lo è, però ha le ricariche come le stilografiche. Questa è la mia penna preferita, è una Stabilo Point Ball di 0,5 punta. E scrive di un azzurro favoloso, proprio questo azzurro che c'è qui. Poi qua c'è la ricarica per la mia matita, il matitatoio, che in questo momento qua non c'è perché l'ho utilizzato, è blu. Qui c'è la penna cancellabile con una squadrettina sotto. Qui c'è questo è un doppio, non so come dire, un doppio pennarello. Praticamente voi scrivete con questo, sicuramente lo conoscete, poi cancellate con questo e riscrivete con questo. Questo c'era prima delle penne cancellabili, le Replay. Poi ho trovato, queste sono appunto le squadrette con la riga e una squadrettina così. Questa è una forbicina che ho trovato, che ho preso perché in un negozio di cinesi, perché è della serie di Minnie dei fiocchi. Tipo è fucsia, anche se non si nota molto, è fucsia con i pallini bianchi. Questa è una penna quattro colori cancellabile, bellissima, scrive benissimo, è un gioiellino, è fucsia. Io dico sempre i colori perché spesso non si nota tanto dal telefonino. Allora, poi, scusate, faccio così per poterlo chiudere, altrimenti non riesco a chiuderlo. E quindi andiamo. I miei portacolori sono tutti particolari, particolarmente paffutelli. Andiamo così. Apriamo quella centrale dove ci sono i primi colori. Colori Giotto, una delle mie penne preferite. Questa è una Bic Atlantis fucsia, bellissimo, un rosa carico bellissimo. Questa è una penna della Carioca, quattro colori,
Io ho fatto un video sulle Bic quattro colori, metto sempre giù in descrizione tutti i vari link dei video che vi consiglio, tra virgolette, e se siete interessati, scrive benissimo, mi piace tanto, ma non è la Bic quattro colori. Questo è un taglierino, un tagliafilo, però io lo uso come taglierino per certe volte, per certi casi. E poi in ultimo c'è il reparto matite. Così. Questa è un'altra delle mie penne preferite, fucsia, cancellabile. Si apre così, in questo modo, scatto, bellissima. La uso poco perché altrimenti finisce. E di queste io ho inserito questi due colori, il rosa e il grigio, che non riesco a trovare quando acquisto dei colori, quindi li metto qui. Poi c'è questa che la tengo perché è la prima matita dell'elfo che ha terminato nella prima elementare. E poi qui c'è un funghetto, un die cut, una fustella a forma di funghetto che devo, siccome la dovevo utilizzare, l'ho messa qui per ricordarmela e poi l'ho dimenticato lo stesso. Io spero di avervi fatto una compagnia colorata, di avervi stimolato ad acquistare un portacolori, nel senso di andare a scuola, tornare a scuola. Io vi auguro un anno scolastico bellissimo, che sia pieno di novità belle, di amicizie, di cose belle. E alla prossima, ciao a tutti!